Tommaso di Giovanni Cassai, figlio di notaio, nacque nel 1401 a San Giovanni Valdarno, 30 km a sud di Firenze. È passato alla storia con il soprannome Masaccio, storpiatura del diminutivo Maso, tipico all'epoca per questo nome di battesimo, ma non con un'accezione negativa, come si potrebbe pensare, ma per sottolinearne l'originalità nei comportamenti e anche nel modo di vestire. Masaccio è stato uno degli innovatori dell'arte del Quattrocento e svolse l'attività di pittore dopo il necessario apprendistato di aver aperto bottega a Firenze, città in piena trasformazione e centro di propagazione del nuovo linguaggio artistico. Dopo aver eseguito commissioni autonome, iniziò una stretta collaborazione con Masolino, un altro Tommaso, di 20 anni più anziano, anch'egli pittore. Insieme lavorarono alla loro opera più celebre, la Cappella Brancacci. L'amicizia e la conoscenza di altri colleghi, quali Brunelleschi e Ghiberti, furono fondamentali per Masaccio, che riuscì ad importare anche nel linguaggio pittorico, come dimostra lo straordinario affresco in Santa Maria Novella, le novità inizialmente introdotte in architettura e scultura. Masaccio lavorava con la tecnica della tempera, la cui ricetta tradizionale prevedeva l'unione di terra e pigmenti, tuorlo d'uovo e acqua per fabbricare i colori da stendere su uno strato preparatorio in gesso. Per realizzare gli affreschi invece procedeva con il realizzare il dipinto su uno strato di intonaco ancora fresco per far sì che il colore diventasse parte dell'intonaco stesso. Con questa tecnica era fondamentale riuscire a calcolare i tempi e quindi stendere tanto intonaco quanto si riteneva di riuscire a dipingere in una giornata. La vita di Masaccio si concluse a Roma, dove raggiunse il collega Masolino a soli 26 anni nel 1428 e colpì profondamente i colleghi. La generazione di artisti successiva lo prese a modello e studiò attentamente la sua opera perché è esempio del buon pittore che imparò dalla natura.